Latronico. D'uva. Chi altro? Mi pare nessun altro. Civati, che ha votato adesso. No, in realtà Civati non ha votato. Scubera. Dichiaro chiusa la votazione. 166 favorevoli, 294 contrari, la Camera respinge. Passiamo all'1.5 e 1.102, Gelmini Bianconi, identici. Gelmini, prego. Grazie Presidente. Come è già stato osservato, l'articolo 1 del testo che modifica l'articolo 55 della Costituzione ha subito al Senato, in merito appunto alle funzioni del nuovo Senato, diversi cambiamenti. Questi cambiamenti sono stati giudicati come peggiorativi non solo da molti esponenti della Commissione Affari Costituzionali, ma anche dai tanti esperti che sono stati auditi in Commissione, perché vanno a generare criticità e confusione. Per questo motivo Forza Italia ha presentato diverse proposte emendative all'articolo 1 nell'ambito di quanto possibile in termini regolamentari, volte principalmente a superare il disordine nelle funzioni attribuite al nuovo Senato, con l'obiettivo almeno di riportare il testo a quanto approvato alla Camera, anche perché proprio nel momento in cui si toglie il Senato dal circuito fiduciario e quindi se ne riduce il peso politico, questo tentativo di compensare la perdita di competenze e di ruolo del Senato attribuendo delle vaghe funzioni è francamente fuorviante e anche un po' ridicolo e ci consegna un articolo 55 con grandi dubbi interpretativi. E allora non solo con riferimento alla valutazione delle politiche pubbliche e all'attività delle pubbliche amministrazioni, anche per quanto riguarda l'impatto delle politiche europee, se non si va a perimetrare, a circoscrivere il ruolo del Senato in questo ambito e soprattutto a definire come questo potere venga esercitato, francamente per noi rappresenta il tentativo di risarcire il Senato, ma creando dubbi interpretativi e molta, molta confusione. Per questa ragione noi chiediamo che si ritorni almeno al testo votato alla Camera. Grazie. Grazie, collega Gelmini. Bianconi. Grazie Presidente. Questo articolo non fa altro che questa aggiunta del verificare dell'impatto, non fa altro che aggiungere confusione alla confusione in un discorso che abbiamo già fatto alcune volte negli interventi di oggi. Verificare l'impatto, anche questo è un modo di ragionare, di parlare tipico degli ordini del giorno, tipico delle mozioni dei consigli comunali. Verificare l'impatto non vuol dire niente da un punto di vista giuridico, tanto più da un punto di vista costituzionale. È sempre per allungare il famoso brodo. Mi sembra che questa questione di questo Senato, così reinventata,